delle imprese che hanno segnato le imprese dello sci mondiale, perché era il 1988, le Olimpiadi di Calgary, arrivarono due medaglie d'oro per l'Italia, due medaglie d'oro firmate da Alberto Tomba, e addirittura quel giorno si fermò il Festival di Sanremo. Buonasera Alberto, arriva il microfono per Alberto Tomba, perché... Ciao. Facciamogli un altro applauso allo sciatore più forte di tutti i tempi italiani. Alberto, io so che in questo giorno importante... Però è un peccato quando il festival di Sanremo era festival. Sarebbe da fermare oggi. Io so, Alberto, che tu ci tieni a spendere due parole per quella che è una giornata importante dell'Aquila, quella del 6 aprile, perché nel 2009 in incognito sei venuto all'Aquila in visita privata. Come hai ritrovato l'Aquila dopo 13 anni? Si è ripresa in questo giorno di commemorazione, come con l'assessore poco fa siamo andati nella piazza delle Fontane, dove c'era dedicata alle vittime di triste, ma... Si può ripartire, siete complimenti, avete fatto tanti lavori, avete costruito dove era impossibile, speriamo che torni quella dell'Aquila degli anni passati. Io mi ricordo, il mio pensiero era di venire qua dopo quello che è successo nel 2009, il 6 aprile, e dopo due mesi in incognita, senza nessuno di stampa, e sono arrivato. Se ti ricordi anche Luigi, che ti chiamai, anche un amico... ho girato le tendopoli, tanta gente, guai mai per me, questo ce l'ho ancora nel cuore, è un giorno dimenticabile è stato, e sono qua con voi oggi per ricordarlo. Alberto, il tema naturalmente di questo convegno è il tema della sicurezza, io non ci casco, perché Alberto Tomba? Perché Alberto Tomba nel 1991, direttore Faccia, erano i mondiali di Saalbach, slalom gigante, allora nessuno usava il casco nelle discipline tecniche. Alberto Tomba cosa fa? Si presenta al cancelletto di partenza con il casco che si usava in discesa. Quindi hai anticipato il tema della sicurezza. Sì, le linee del gigante erano sempre più, se volevi vincere, abbreviare il raggio di curva. Mi ricordo che arrivavo in albergo, alla sera ero massacrato, quindi dei bergnoccoli dappertutto, delle botte.
nelle braccia, e così ho pensato, dico aspetta un attimo che metto un casco più leggero di quello della discesa libera, e così vinsi la prima manche del gigante di Salva col casco, per quello delle linee però molto più brevi, e si vede un amatore, io quando volo dopo poche porte regalo, lascio la vittoria a Nirlik, povero che poi dopo due mesi morì in un incidente stradale, se vi ricordate il 91 di Salbach, e da lì tutti col casco. Qualcuno rideva prima, dico ma perché, l'equilibrio perde sensibilità, tutto, invece no, è stato, questa che gara è? Questa è l'Olimpiade di Calgary, slalom gigante. E qui beccare delle mazzate, così si dice in gergo, in testa, mi ricordo, e poco dopo, dopo 4 anni neanche, è uscito questa mia idea del casco come dei parastinchi paracolpi nello slalom, perché a 60, 50, 70 l'ora ti massacravi le ginocchia e gli stinchi, e lì c'erano i padroni nella gara dello slalom, avete visto, e così ho messo i paracolpi in carbonio pochi anni dopo Calgary. Mi sono salvato come tutti gli atleti, poi così via. Quindi eri proprio, ci tenevi molto a questa questione anche legata alla sicurezza. Sì, si andava in ski room con lo ski man, poi con Gustavo dopo l'89, andavamo a studiare la tattica migliore, la strategia per vincere. Eccoli i paracolpi, Alberto, questo è lo slalom delle Olimpiadi. No, questo c'è il pantalone incorporato. No, dico alle mani. Ah, alle mani, non pensavo ai parastinchi. Questo è lo slalom di prima. Ma io sono questa? Questo sei tu, sì. Ci sono altre? No, ci sono. Ci sono. Diceva l'Iris che sa sciare. A proposito di casco, Tomba, io volevo dare un attimo il microfono a Guido Liris, perché quando era medico sulle piste, Guido Liris, sono passati tanti anni, ha proprio visto l'importanza sul campo dell'uso del casco. Allora, io dicevo ad Alberto a pranzo, io non sciavo, sono stato accolto dalla famiglia Faccia a Campo Imperatore e sono andato su per fare il medico sulle piste, era il primo modo per guadagnare qualcosina appena laureato. Poi giorno dopo giorno mi dicevano ma scusa, provate a mettere un attimo i scarponi, metti a sciare, quindi mi hanno cresciuto loro, quindi sono un mix di tecniche tutte loro, tra carabinieri, forestali, allora c'era ancora la carabinieri forestali, stanno laggiù tutte e due, la famiglia Faccia, zio Bruno, lo zio di Luigi che per tutti è zio Bruno, mi hanno cresciuto lì sul campo. È importante anche che si sappiano alcune cose, c'è una protezione civile a Campo Imperatore, magari ecco, a Tantepec, a Campo Imperatore, perché è una gestione pubblica che ha Tantepec. Il presidente del centro turistico non è potuto essere qui, ma ci sta dando una grossa mano, io lo saluto al Covid, per la giornata di domani sarà importante la collaborazione del centro turistico. Perché a Campo Imperatore c'è una protezione civile di medici, sciatori, esperti, io lo sono diventato, che possono intervenire direttamente in pista, e lì sono stati traumi cervicali, traumi della colonna vertebrale, traumi dorsali, sono stati traumi oltre a fratture, e anche la distinzione del metodo di intervento, laddove chiamare l'elicottero o meno, la impari sul campo perché non era disciplinata. Ecco perché tante situazioni di questo tipo vanno normate. La norma evita l'improvvisazione. Noi tante soluzioni, Alberto, le abbiamo costruite purtroppo sul campo senza una letteratura di riferimento. Dopo il velino abbiamo pensato a cosa dovrà accadere dopo, nel caso in cui succedesse una tragedia come il velino. Dopo il terremoto abbiamo pensato a come costruire una cultura della prevenzione per quanto riguarda l'edilizia. Dopo che ci sono gli incidenti magari si pensa a come magari aggiustare delle traiettorie rispetto a un pilone e come ecco, magari dotare dei dispositivi di sicurezza. Quindi quando ho scoperto che sei stato il primo a mettere il casco, ecco perché il titolo Io non ci casco è proprio tutto tuo, una persona come Alberto è innamorato della neve del Gran Sasso, poi quando ha modo di confidarsi dice tutto quello, è lui che firmò le prime tre nevi, lo dico guardando il sindaco di Rocca di Gambio,
salutando il sindaco di Roccaraso, è lui il testimone del primo protocollo del Frenneri, il primo esperimento di mettere a regime le bellezze della neve in pista, veramente alla faccia di chi lavora, perché noi non abbiamo più uno sci sugli impianti sciistici, ma qui apriamo un altro filone che è quello dei vincoli ambientali, e non è questo il momento. Grazie Alberto. E allora io torno con Alberto Tomba, perché mentre vediamo tante altre imprese di Alberto, voi dovete sapere, io vedo tanti piccoli sciatori, vedo sciatori importanti qui in sala, che Alberto era secondo a un centesimo a Granisca d'Ora in slalom. Siccome la pista non era sicura, non dava garanzie per la seconda mancia, cosa ha fatto Alberto? Ha detto: io qui non scendo, e è andato a casa. E Alberto? Sì, scherzando col direttore di gara, Gunter Uiara, anche lì, ha detto: Alberto, se continui così a provare la pista con gli sci, ti mando in albergo. Dico: ti mando, non fai, o no, sciare nel bosco. Lo dico: no, vado in albergo. Io ho detto: no, vai tranquillo, Gunter, vado via, perché non mi sento di scendere. Sei primo a un secondo o centesimo con gli Hag, la inversione dei 30 in quelle condizioni di pista di neve non andavano bene. E così, presi il bagaglio, se sono andato via, ho detto: Gustavo, o Flavio Roda, presidente Fisi, oggi andiamo in albergo, perché non me la sento. Quello Hag che era primo a un centesimo arrivò a 26esimo a fine gara. Ti ricordi cosa disse Si è ricreduto, infatti ha detto: Uiara, infatti l'Alberto aveva ragione, poteva fare pressione dei 30. Tre giorni dopo ha vinto a Slavni davanti a 40.000 tifosi austriaci, qui per Legnate, si dice. Sì. Così è quello che ricordo mio. Quindi una gara di Coppa del Mondo non vale la sicurezza, nel senso, prima la sicurezza. Beh sì, perché non erano le condizioni, non erano ottimali, quindi... prima la salute degli atleti e dopo i diritti televisivi e tanti sponsor e così via, come c'è anche poi nel Formula 1 e in tanti altri sport, però di più pericolosi sono lo sci, e quello più praticato con più fortuna al mondo, quindi vedete voi. Alberto, prima di andare a raccontare tutte le tue imprese, oggi abbiamo detto che è un giorno importante per L'Aquila e tutto cittadino, ricordiamo il terremoto, però anche il modo, la tua presenza con tanti piccoli sciatori, tanti giovani, per poter regalare loro una speranza per il futuro, ecco, lo sport come veicolo per il futuro. Ma io devo ringraziare papà, mio padre, fu lui a mettermi lo sci le prime volte, ai piedi, in Appennino vincevo, nelle Alpi le prendevo, come diceva prima Luigi, qua vincevo, qua no, era qualche problema, e lo sport, soprattutto lo sci, mi ha dato, ma ringrazio ancora tutt'oggi, mi ha fatto conoscere dei posti stupendi del mondo, contatti con la natura, cioè veramente indescrivibili. Quindi ragazzi, mi raccomando, questi telefonini, come dice anche Papa Bergoglio, tenetevi lontani i social e pensate più come ai nostri tempi, negli anni 80-90, dell'altro millennio, lo sport che fa bene. E non c'è solo il calcio, che sai qualcuno, quindi gli sport anche individuali, come lo sci. Guarda a casa! Non c'è dietro? Letto, quando hai fatto un errore... Hai fatto un errore, sì, e poi hai vinto quella gara con 77 centesimi di vantaggio, hai detto ma come è possibile? Anche lì, perché poi c'era il secondo, Sicora primo, quando si è visto Sicora dopo il video la sera a casa in albergo che aveva detto non ci si poteva credere, perché mi sono quasi fermato, ho vinto la gara. E allora io direi Alberto di Rano. Oh, questi qua però si annevano, è da anni che seguivo i mondiali, colonnello, grazie a questi mondiali maresciallo. Anche stasera, questo era il mondiale Sierra Nevada, fatto un anno dopo, perché l'hanno programmato originariamente e non c'era neve. Pensa che sì, l'hanno rimandato per mancanza di neve dal 95 al 96. Pochi giorni prima dei mondiali rilasciai un'intervista che quando avevamo frainteso, io scherzavo, c'è l'Africa vicino alla Spagna, che è vero, e le condizioni di neve, cioè il clima può cambiare. Hanno fatto un casino, non ti dico bestiale, all'aeroporto sembrava il Presidente della Repubblica, cioè il Presidente
alla Casa Bianca con tutti i microfoni davanti, dovevo smentire o qualcuno ha frainteso. Andiamo a vincere, ragazzi, sono amo io, vamos a ganar, me gusta mucho il vino tinto, ho detto. E pensa, con quelli che sono venuti in partenza a fischiarmi, 400 spagnoli, quando vinsi il gigante sul podio, bandiera italiana, la spagnola sulla destra, impazziti, e dopo due giorni doppietta dello slalom, basta. Una delle tantissime doppiette nella storia dello sci che ha fatto Alberto Tomba. Aspetta, io le vorrei raccontare un po' delle tue imprese, quindi facciamo un salto indietro negli anni, cominciamo dal 1986, perché a Tramontana c'era lo slam gigante dei mondiali. Due oretta ce la facciamo? Facciamo una ventina di minuti, anche perché poi io credo che ci siano tanti amici, tanti ragazzi che vogliono fare le domande ad Alberto Tomba. Ecco, facciamo sì. Tra un po' facciamo fare le domande. Io voglio ritornare al 1986, mondiali di Crans Montana. Si ricordo. Chi si ricorda di voi questi tutto, mondiali? Mi ricordo tutto. Perfetto, si ricordano tutti? Si ricordano tutti. Pettorale, adesso ti adesso. Pettorale? No, 25 era Sestriere. 25 era la Coppa del Mondo. Non sbagliarmi, Ti regalo un paio di sci che ho vinto i mondiali, è pronto. No. Sette? Pettorale 7, però io voglio ricordare quello di chiamare l'assessore, dai. Era facile che era 7. Lo sapeva assessore? Sì. No. Era il 9. Dove? Tramontana. Che gara? Mondiali. 87. No, cosa dici? Non ero io il 9, ero col 7. Non mi ricordi? Allora, vedi meno, Monte Luciano. No. Vabbè, il 7. Ah, ecco. Bravo. Allora, io volevo arrivare proprio al podio che ha raccontato il nostro amico. Caspo cadde. Esatto, Zurbriggen, Girardelli tomba sul podio, Joel Gaspo, lo svizzero, che era uno dei più forti gigante, cade a pochissimo dal traguardo, arriva la prima medaglia di tomba. Io ringraziare lui per la caduta, però guarda che pochi mesi dopo, Sestriere, Alberto, Ingemar Stenmark, terzo Gaspo. Quello era il primo gigante di Coppa del Mondo della tua annata dei miracoli, dove la prima gara... mesi dopo. Esatto, quella è stata la prima gara dove sei stato sul prima e unica gara sul podio con Ingemar Stenmark. Te la ricordi? Me la ricordo, numero 14, gigante Sestriere. Lui smise carriera? Anno? Anno dopo. Ingemar? Se no vai a casa, adesso voglio dire. No. Chi sbaglia qua, ragazzi, se lo posso dire. Bravo, numero 14. Ti ricordi, E andiamo allo slalom, parti con il numero 25, quindi parti lontano dal primo gruppo e fai questa doppietta slalom gigante. Da lì è nato il mito di Alberto Tomba. Quanti anni? Poi sono passati tanti anni, 50 vittorie in Coppa del Mondo, medaglie olimpiche. Più una parallelo. Parallelo, 50 vittorie più una in Coppa del Mondo. E sei l'unico che ha vinto una Coppa del Mondo generale facendo solo due discipline, slalom e gigante. Vedi, tutti i giornalisti, fai la di sé, fai la superi la combinata. No, state calmi, e l'ho vinto lo stesso. E ti sei allungato la carriera. Avvocato Persi, oggi all'Aquila per parlare di sicurezza in montagna, un tema sempre più sentito. Intanto il governo si sta muovendo tanto per riformare lo sport. Quali sono i principali punti salienti? Beh, sicuramente in questo decreto legislativo, il 40 del 2021, al quale io ho collaborato predisponendo l'iniziale stesura, che indubbiamente introduce delle novità, dei principi innovativi sulla sicurezza destinati a creare un mutamento radicale, sicuramente sostanziale nel mondo dello sci e nelle abitudini degli sciatori. I tre istituti principali che mi sentirei di evidenziare sono sicuramente l'estensione dell'obbligo del casco, non più adesso fino a 14 anni ma fino a 18, e poi l'assicurazione obbligatoria, è stata introdotta per tutti gli sciatori, e quindi responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni a terzi, e inoltre l'alcol test, quindi divieto assoluto di sciare in stato d'ebbrezza, con secondo me delle conseguenze pratiche che potremo andare a misurare proprio in termini di riduzione degli incidenti qualora questi principi, una volta conosciuti ed applicati, vengano poi rispettati da tutti gli sciatori. Sono sicuramente tre principi
principi che innovativi sulla sicurezza, destinati secondo me a migliorare la qualità di vita degli sciatori, specialmente in riferimento all'alcol test, tenendo presente delle realtà diverse da quelle che siamo abituati a vedere magari nelle nostre montagne, negli Appennini, perché nelle Alpi dobbiamo tenere presente che il fenomeno è inquietante, perché gli sciatori, specialmente quelli provenienti dall'estero, fanno un uso spropositato di sostanze alcoliche, con delle conseguenze imprevedibili e devastanti sia per loro che per gli altri sciatori. Quindi secondo me un uso dell'alcol test e una corretta verifica da parte delle forze dell'ordine dello stato d'ebbrezza degli sciatori può servire sicuramente come deterrente per ridurre questo fenomeno, che diventa quasi proprio un senso di inciviltà, perché personalmente mi sono trovato proprio in situazioni dove sciatori ubriachi venivano giù nelle piste seminando il panico e procurando dei disagi che poi potevano anche diventare dei danni per gli altri sciatori. Quindi questi tre principi secondo me possono già essere visti di buon occhio da parte del mondo dello sci, e secondo me possono già essere un modo per pensare che attraverso una corretta applicazione riduciamo gli incidenti. Siamo al termine di questa prima stagione nella quale sono stati introdotti questi principi, e credo che possiamo già fare qualche bilancio e vedere, no, anche a livello di statistica degli incidenti, se l'introduzione di questi principi innovativi abbia portato poi a una riduzione degli incidenti. Grazie. Due tragedie che ci sono state in montagna, una recente con un uomo, un ragazzo di 37 anni di Sant'Egidio la Vibrata, proprio qualche giorno fa sul Valle Castellana, sul Monte Piselli, e un anno fa la grande tragedia del Monte Velino. Prego, Assessore. Sì, ascoltando le parole dell'avvocato mi è venuto in mente quando all'indomani della tragedia del Velino abbiamo riunito in Regione Abruzzo il tavolo della montagna, e molti soggetti interessati sono qui: polizia, finanza, carabinieri, CAI, soccorso alpino, sanità, ASL e regione, protezione civile regionale. Dopo la tragedia del Velino ci fu una conferenza stampa dopo le settimane spese a ritrovare i corpi, quelli che pensavano fossero corpi esanimi ma corpi, e ci fu un quasi giuramento di tutti i soggetti che penso per la prima volta nella storia hanno collaborato fianco a fianco gli uni con gli altri per porre fine a una tragedia, perché poi fino a che non ritrovi il corpo non c'è il metabolismo della tragedia. Ebbene, di porre fine a queste tragedie senza un motivo, o a provare a dare una speranza anche alla fruizione della montagna in sicurezza, andando a fondare questo tavolo della montagna. Ricordo con Paolo Passalacqua, con Fabio Mazzocchi, quello che ci dicemmo, cioè non doveva essere vana la morte dei quattro angeli del Velino. Un tavolo della montagna messo in regione, permanente, che facesse delle proposte, che desse una chiave di lettura a quella che doveva essere la vita, la capacità, la possibilità di vivere la montagna in sicurezza. E lì mi sono imbattuto in alcune delle situazioni che lei ha ravvisato quando parla del paraschiena, quando noi parlavamo di sonda, arpa, para. Noi andavamo incontro a delle persone, non so se ho parlato del CAI prima, comunque di fruttori classici, storici della montagna, che dicevano: ma andando a mettere queste regole, andando a puntualizzare, andiamo a disincentivare la fruizione della montagna, la vita della montagna, la frequentazione della montagna. È quello che non doveva succedere. Ci dicemmo che è vero che una strada può essere quella attraverso l'arma, la polizia, della repressione, ma non quello che vogliamo noi. Vogliamo la fase di prevenzione, anche questo ci ha insegnato il terrore.